fame, mamma. Che ti do da mangiare? Non ho niente, piccolo amore mio. Tuo padre è andato in cerca di cibo. Vorrei solo un po' di riso. Abbi pazienza, però oggi se tuo padre non torna, non si mangia. Ma io voglio mangiare. Forse domani ci sarà cibo anche per noi. Davvero, mamma? Prometti? Prometto, prometto, figlia mia. Non ho fame, mamma. Ma guarda quanta roba c'è sul tavolo. Scegli quello che vuoi, amore mio. Non voglio niente. No, no, no. Abbi pazienza, figlia mia. Per favore, mangi. Ma io non voglio mangiare. Domani ti permetterò di non mangiare troppo. Davvero, mamma? Prometti? Prometto, prometto, figlia mia. Ma io ho davvero tanta fame oggi. Dormi, figlia mia, così non sentirai più morsi della fame. Ma perché devo dormire se invece voglio mangiare? Su, buon amore, dormi. Mamma, io sono buona, ma ho fame, ho mal di pancia. È vero che ci sono nel mondo bambini che mangiano ogni giorno? Sì, amore, è vero, è proprio vero, ma ora dormi. Mamma, portami in un posto del mondo dove si mangia ogni giorno. Non è possibile, tesoro, questa è la nostra terra. Ti ripeto che non ho fame, ho sonno. Non puoi dormire se prima non mangi qualcosa. Ma perché devo mangiare se invece voglio dormire? Su, buon amore, mangi. Mamma, io sono buona, ma non ho fame. Ho mal di testa. Cara mia piccola Sharon, dai, fra poco torna papà con un bel regalo. Mamma, è vero che ci sono nel mondo bambini che non mangiano ogni giorno? Sì, cara, è vero, è proprio vero, ma tu mangi. Mamma, portami in un posto del mondo dove non si mangia ogni giorno. Non è possibile, tesoro, questa è la nostra terra. Anna, ma tu stai male. Mamma, ti prego, dammi un po' di riso, anche crudo. Anna, Anna, amore di mamma, stai buona, resisti. Forse domani mangerai. Forse mangerai tu, mamma. Io domani non ci sarò più. Questa pasta la puoi buttare nella spazzatura, è fredda. No, Anna, no, no, resta con me, la tua mamma troverà qualcosa per te. È troppo tardi, mamma, non ce la faccio più, non riesco nemmeno ad abbracciarti. Ho tanto freddo. I tuoi fratelli sono morti per la fame, povera figlia mia. Ecco la società di oggi, ecco la realtà di tutti i giorni. Anna, la bambina che è morta per colpa della fame, purtroppo non è solo al mondo. Milioni di persone muoiono ogni giorno per colpa della fame, senza aver meritato di morire di fame. E i ricchi? I ricchi vivono nell'abbondanza, dimenticando molto spesso che ci sono gli affamati e consumando più del necessario. Che fare? Bisogna aiutare i nostri fratelli con interventi concreti e reali che risolvano per sempre questo grave problema della fame.